Ciao a tutti ragazzi, sono Daniel, benvenuti su Football News. Ogni giorno, ogni cavolo di video dei capelli improponibili. Mi sono appena svegliato, si vede tantissimo dalla mia faccia. Sono le 7:30, quasi 7:30 di mattina. Ci sono gli uccellini che cantano. Io sto cercando di parlare sempre più forte perché ho visto che molte volte non mi si sente. E abbiamo tantissime notizie più o meno, e quindi via con la sigla. Benvenuti nel mercato assurdo, condotto da Daniel, prodotto da Daniel, conduce Daniel, non so più come andare avanti, vai Daniel! Notizia, partiamo a bomba. Ragazzi, non, ho visto che nei video mettevo tante news di Roma e Milan, non lo facevo apposta in verità, ma oggi abbiamo un mix di tutto. Abbiamo Atalanta, come potete vedere, interesse concreto per Perine. Il futuro di Mattia Perine è tutto da scrivere. Il portiere di proprietà della Juventus, attualmente però in forza del Genoa, in prestito secco, rientrerà a fine stagione. Un rientro che durerà pochissimo, con molto probabilmente una nuova cessione in prestito alla finestra. Quindi Perin potrebbe essere ceduto di nuovo in prestito. Sappiamo che l'Atalanta probabilmente darà via Gollini, e il sostituto di Gollini potrebbe essere proprio Perin. Io vi dico, ci può stare, ci può stare, e basta. Andiamo avanti. Seconda notizia, dall'Atalanta andiamo in Serie B dal Benevento. Come avevo detto, è su Sturridge. E su chi non mi ricordo più chi c'era, e ora vorrebbe prendere Girivigno per 3 anni, ma non solo, si andrebbe a trattare anche per prendere Roberto come centravanti, Roberto Inglese. Capite bene che il Benevento si sta per fare una squadra della Maronna, e quindi è pronta a spaccare i culi. Io più paura, io essendo milanista, ho ancora più paura. Ve lo dico sinceramente. Notizia incredibile che mi ha fatto girare i Gabazisi. Sapendo che il Milan non ha terzini, e quella del Borussia Dortmund, Meunier, come cavolo si pronuncia, l'ex terzino destro del Paris Saint-Germain, si è liberato ovviamente a zero, diciamo che non ha rinnovato il contratto, quindi è andato a zero al Borussia Dortmund. Lui dovrebbe essere un terzino destro. Io adesso non mi ricordo precisamente. Quindi lo controllo. Dovrebbe essere un terzino destro. Poi adesso mi sono fatto una figura di è un terzino destro. Noi siamo senza terzini destri. Giustamente non lo andiamo a prendere, che a zero, che potrebbe guadagnare sui 3 milioni, ma chi se ne frega perché è un terzino destro. Mi è andato al Borussia Dortmund, che perde Hakimi, che ritornerà a Real Madrid, che probabilmente si vorrà giocare le sue chance. Bel colpo quello del Borussia Dortmund, bel colpo. Andiamo avanti, non è proprio mercato questo, parliamo di allenatori, parliamo della Fiorentina, perché Iachini, bene o male, tutti sappiamo che probabilmente lascerà la squadra, e Spalletti è una suggestione, e probabilmente rimarrà tale. Invece c'è Ivan Juric, che potrebbe essere un nome un pochino più concreto, per questa Fiorentina. Infine, non è stata abbandonata la pista che è estera, che porta a Blanco, profilo internazionale che piace al presidente americano Rocco Commisso. In poche parole, sta cercando un nuovo allenatore. Spalletti purtroppo rimane un'idea troppo in là, non ce la fanno. Juricic, quello del Juric, scusatemi, quello del Verona attualmente, non sarebbe male, anche se tra Juric e Iachini io preferirei Iachini. Poi se devi prendere un Spalletti o un Blanc, per esempio, non mi è mai piaciuto. Spalletti sarebbe il migliore per questa Fiorentina, però boh, si vedrà. Andiamo avanti, non ho ancora parlato di Milan, ma parliamo ora. Il Milan avrebbe più o meno delle idee chiare sul calciomercato da fare, lo dice anche addirittura Di Marzio. Vorrebbe Upamecano, Schick e Rashica, che sono nelle liste di Ragnik. Rashica lo prenderebbero anche Massare Maldini, che era seguito dal Milan. Schick, ad esempio, lo aveva portato proprio Massara alla Roma. Vi do la mia idea. Upamecano. Sì, lo metti vicino a Romagnoli, hai Kier che gli può insegnare qualcosa, sarebbe perfetto, anche se secondo me puoi fare una difesa. Dai via Musacchio, ti prendi Kjaer, ti prendi Thiago Silva, Upamecano, Romagnoli e poi ti rimane Gabbia, ragazzi. Romagnoli e Upamecano imparerebbero un sacco da Kjaer, e da Kjaer più o meno, ma da Thiago Silva, ragazzi, hanno tantissimo da imparare. Quindi secondo me dovrebbero far così. Poi ovviamente non lo faranno, Upamecano secondo me manco lo prenderanno, Thiago Silva ne dubito, Kjaer siamo lì forse,
E quindi non si sa, non si sa. Per Chic invece, ragazzi, cosa devo anche dirvelo? No, ma perché Chic? Perché buttare così 30 milioni? Che poi non è manco 30 milioni. Non ha senso. Invece Rashica ha una clausola di circa una trentina di milioni se il Werder Bremen rimane diciamo, nella Bundesliga, e invece di 16 milioni se retrocede. Io Rashica lo prenderei a prescindere. Un'ala sinistra che ti può fare anche l'ala destra tranquillamente, ti può fare la punta, lo useresti più come ala sinistra, a me piace davvero davvero un sacco, e questo è quello più fattibile tra i tre, secondo me. Poi, boh, non si sa mai, comunque. Abbiamo finito col Milan, ragazzi, non ne parlo più. Passiamo alla Roma. Passiamo alla Roma, incredibile. A una cessione della Roma, in verità, perché soprattutto in Premier ci sono diversi estimatori per Diawara. La Roma lo ha valutato 30 milioni, il Tottenham non è interessato, ovviamente non a quelle cifre. Perché dovreste dar via Diawara, che secondo me è un ottimo giocatore, e non ne troveresti un altro con qualità simili? Per fare plusvalenza, ovviamente, sicuramente quello è il motivo. Boh, vediamo. Secondo me non devono darlo via, però il Tottenham che si va a prendere Diawara anche lì, tu devi competere tra le 8 più grandi in Premier e ti vai a prendere Diawara. Ok. L'ultima notizia, non è vero, la penultima notizia, ragazzi. Mi sono messo a ridere quando l'ho vista, questa è veramente assurda. Il Toro vorrebbe prendersi Ezequiel Schelotto, che è svincolato. Da svincolato, scusatemi, perché ho appena letto che comunque ancora è in scadenza con il Brighton, squadra che è quindicesima in Premier League, ok, e non rinnoverà il contratto. E sembra che siano stati già avviati, diciamo, in contatti con l'entourage di Schelotto. A me non è mai piaciuto, e la domanda seguente è: lo dice tutto sport, quindi non mi fido, ma perché ti dovresti prendere Schelotto? Cioè, dai, ragazzi, è imbarazzante Schelotto. È come Gagliardini, secondo me. Oddio, no, Gagliardini adesso è peggiorato. Però no, ragazzi, non ha senso. Dai, dai, su via. Ultima notizia. Eravamo a Brighton, spostiamoci, andiamo al West Ham, perché attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che tre giocatori non continueranno la stagione oltre i 30 giorni. Si parla di Zabaleta, Carlos Sanchez e Jeremy Naghicha. I primi due hanno deciso di non estendere il contratto per alcuni problemi fisici, mentre il 17enne ha rifiutato l'offerta di rinnovo. Zabaleta lo conosciamo tutti, soprattutto al City. Carlos Sanchez io lo conosco, Naghicha per esempio non so nemmeno chi sia, difatti è un 17enne. Però mi dà fastidio che non abbiano rinnovato il contratto, ragazzi. Tutti lo stanno facendo, tutti, tutti, tutti. E che non l'abbiano fatto questi due, che dovrebbero essere dei professionisti, va bene che hai problemi fisici, ma almeno stai lì, fai un po' di allenamento, insegni a quelli che erano i tuoi compagni un pochino a giocare, perché purtroppo ahimè, adesso Zabaleta fa cacare, è vero, a confronto di po' di anni fa, ma Zabaleta era un signor terzino destro un po' di tempo fa, a me piaceva un sacco. Ahimè, purtroppo si ritira probabilmente da quel che so, anche perché non ha senso che dopo si riprenda e però non hai continuato per problemi fisici. Rimani infortunato se hai problemi fisici, non continui. Poi se l'hai fatto perché non vuoi percepire i soldi, bastava rimanere lì e dire: guardate, io rimango ma non voglio percepire i soldi, ed è un'altra cosa ancora. Quindi, boh, finita qui. Ragazzi, io vi ringrazio. Non ho parlato dello scambio con Arthur, di Pjanic, perché sono notizie che tutte le di tutti quanti sono lì a dire. Nessuno sa, magari che Schellotto può tornare a Torino, che Diawara potrebbe essere ceduto a un probabile Tottenham. Nessuno dice queste cose e io sono qui per dirvi queste cose. Ovviamente, se volete avere anche la mia notizia su alcuni calciatori, anche su, magari sullo scambio Pjanic-Arthur, la mia diciamo, opinione, scrivetelo nei commenti e vi porterò anche un video a parte, non è un problema. Vi chiedo soltanto di lasciare tantissimi like, anche se, perché ve lo chiedo, tanto siete due gatti a guardarmi, non lo so. Però va bene così. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordate di attivare la campanellina così potete vedere quando escono i video. Ciao ragazzi.